Eccoci, ciao Gerardo, come stai? Ciao Diego, benissimo, grazie. Tu ti vedo in splendida forma. Ah, abbastanza, dai. Ti conservi bene? Sì, sì, abbastanza. Ma hai visto dove siamo? New York, una città fantastica, veramente incredibile, il sogno di tanti. Il sogno di tanti, è vero. Però tu sai che il mio cuore in fondo batte per Milano. Per Milano. La Madonnina. Piazza Duomo. Ti piacerebbe essere in Piazza Duomo? In questo momento sì. Adesso? Sì, in questo momento. E allora ti faccio un regalo, vediamo se riusciamo ad andare subito. Fantastico. Eccoci qua, guarda. Ah, è cosa incredibile, bellissima. Il teletrasporto. Qui vicino, peraltro, so che c'è una galleria famosissima, guarda Galleria Vittorio Emanuele. Vediamo se hai superpoteri. Vai. Ah, ragazzi, incredibile, non ti metterò più alla prova. Basta. Allora, siamo a Milano perché mancano pochissimi giorni all'evento legato all'immobiliare più atteso dell'anno, i Real Estate Awards. Real Estate Awards 2016 che si terrà l'1 e il 2 di dicembre a Milano al Grand Hotel Villa Torretta. Quindi quest'anno, grande novità, una seconda giornata. Seconda giornata. Che succede al secondo giorno? Quest'anno abbiamo rivoluzionato il format. Allora, il primo giorno, partiamo dall'inizio. Sì. Il primo giorno, che è l'1 di dicembre, alle 14 ci troveremo in sala auditorium del Grand Hotel Villa Torretta, che vedete esattamente qui alle nostre spalle. Ci saranno le consuete tavole rotonde con grandi ospiti del settore. Ovviamente saranno moderate dal sottoscritto e da Gerardo. No, mi fai lavorare anche quest'anno. Sì, purtroppo. Quindi, sì. Io pensavo di potermi godere solo il catering, invece dovrete sopportarmi anche quest'anno. Arriveremo poi in fondo alla giornata con le premiazioni alle eccellenze del settore immobiliare e infine una pericena offerta a tutti i partecipanti. E questa è una buona notizia, devo dire. Ma la novità vera è che il secondo giorno, esatto, il 2 di dicembre dalle ore 9 ci troveremo sempre in sala auditorium del Grand Hotel Villa Torretta per una giornata interamente dedicata alla formazione, vero? È vero, ci saranno formatori addirittura, mi dicono, a livello internazionale. Ci saranno formatori che porteranno le loro competenze che sono esterne al settore immobiliare e le declineranno quel giorno proprio verso gli agenti immobiliari, quindi veramente una grande opportunità, un po' di aria fresca in questo settore. Assolutamente sì. Se volete scoprire chi saranno gli ospiti e chi saranno i formatori del Real Estate Awards 2016, cliccate pure sul sito ufficiale www.realestateawards.it. Benissimo, allora da Gerardo e da Diego, ciao a tutti, un saluto, ci vediamo a Milano, ciao, a presto.